Guattai a tutti, ciurma, e benvenuti da Giocherina in questo nuovissimo episodio su Dark Souls. Mi raccomando ragazzi, continuate a sostenere questa serie lasciando un bel like. Per il prossimo episodio arriviamo almeno a 30. Benissimo ciurma, la scorsa volta ho avuto il culo immenso ritrovare questo falò appena dopo questa fastidiosa zona con tutti sti mortacci di fame qua davanti. Per cui, ovviamente senza perdere tempo, direi di procedere direttamente da questo magnifico falò. Intanto ne approfitto per ringraziare ragazzi sempre tutti voi che mi lasciate sempre consigli sotto i miei video di Dark Souls. Vi posso assicurare che li leggo tutti. Apprezzo davvero tantissimo ragazzi i vostri consigli, perché significa che comunque sostenete questa mia run su Dark Souls 3. Quindi grazie davvero di cuore a tutti. Qui c'è piazzato proprio un oggetto, proprio... ah, una brace, fantastico. Direi di vedere cosa c'è qui a sinistra. Allora, qui non c'è niente. Qui ci sono delle scale dove immagino... se muove! Non so che succede adesso se gli lancio. Non ci arriva manco. Aspetta, il danno? Dove lo vedo il danno? Cioè, non gli ha fatto niente. Eppa, c'ha la vita piena! Ah! Ah! Oddio! Oh sì che sono la merda totale, globale, completa. Spero di poter procedere qui da un'altra parte, perché se no... allora andrò da quest'altra parte a vedere che cosa mi aspetta. Ah, qua sopra mi aspettano draghi, questo è poco ma sicuro. Evviva! Yeah, non me l'aspettavo proprio ragazzi, davvero. Ah, devo passare per forza dell'là! Devo passare per forza dell'là! Ma come faccio? Sì, ma ci metterò veramente 30 secoli con l'arco che c'ho, eh. Aspetta, aspetta un attimo. Io ho trovato l'arco ammazza draghi. Arco potente da ammazza draghi, che però per sparare è necessario equipaggiare frecce speciali e appoggiarlo a terra. E qui ho 5 frecce pesanti da ammazza draghi. Vediamo un po' che famo, se riesco a combinare qualcosa, anche se ho i miei grandi dubbi, perché è la primissima volta che lo equipaggio ragazzi. Cioè, no vabbè, ma è fighissimo. Devo prendere bene la mira, capisci? Bang! Sì, però fatto sta che ce ne ho 5. Pezzo re merda, si è spostato. Che palle. Aspetta, questa freccia pesante da ammazza demoni posso usarlo ovviamente con quest'arco potente, almeno credo. Sì, posso. Bel danno. Fatto sta, cioè, che queste non le trovi, non mi sa che non le vendono. Credo, non lo so. Dai. Le ho finite. Evviva la gioia della vita. State fermo. Ragazzi, la vedo dura. E tu? Che fai lì che dormi come lo scemo? Aia! Minchia! Frammento grande e questo lancia pesante. Il fatto è che io non credo comunque, se dovessi andare al falò, che la vita del drago si rigeneri. Non credo, perlomeno non spero, perché comunque ho bisogno di andare a comprare altre frecce. Questo è poco ma sicuro. Compriamo ste benedette frecce. Beh, spenderò tutte le anime e amen. Tanto comunque non mi bastavano per livellare e amen. Tanto è l'unico modo che abbiamo per abbattere quei draghi. Si rigenera! Non è giusto. Non è giusto, non è giusto. Che cazzo ti manca? Ora no, eh. Wow! Oh,
Wow, com'è che è crepato pure l'altro? Cioè, per carità, a me mi fa un piacere che manco ve potete immaginare, però mi è sembrato strano, meno male a sto punto. Si sono messi la mano sulla coscienza e hanno detto, guarda, dopo che passi mezz'ora, più di mezz'ora per cercarne di ammazzarne uno, perché non c'è le frecce quelle super potenti, si sono messi la mano sulla coscienza e hanno detto, vabbè, facciamo crepare l'altro drago insieme al primo. Va bene, voi siete morti e stramorti, quindi no, ammazza quanti oggetti che ci stanno qua intorno. E mi sembra pure normale, fatto sta che i draghi non hanno rilasciato anime. Sarebbe stato grandioso, guarda, che almeno i draghi rilasciassero anime. Invece no, cioè, tipo, accontentati, sei contento che li hai ammazzati, punto. Vabbè, urna del fulmine. No, ma accontenterò di questi oggetti che trovo qua in giro. Un'altra brace, non so se è un buon segno che abbia già trovato due braci. Gemma raffinata, e sento lo sbrilluccichio di quei cosi che di solito rilasciano titanite scintillante. Aspetta, fammi vedere quest'altro oggetto. Cos'è? Un'altra brace! Azzo! Minchia, ho trovato tre braci più velocemente adesso di quanto non abbia fatto in tutto il gioco, in pratica. Bene, questo mega cancello è chiuso, quindi suppongo proprio che l'unica via... Ah no, ci sono due vie! Ce n'è un'altra da questa parte. E là? Eeeh! Che fai? Pezzo di merda. Ah, che uso l'arco pure su di te, perché già non è specifico per i draghi. Questo devi saperlo, amico mio, carissimo. Stai fermo. Ah, si è arrabbiato. Si è offeso, lui ha fatto l'offesa e ha detto, ah, adesso vengo là sotto e te pesta. Vedo che sta aspettando. Basta che non me lanci in merdacce come quella. Ecco fatto. Aia! Non sei solo. Ah. Dov'è l'altro figlio della mignotta? Ah! Eri lì! È facile così, dove te posso vedere, a pezzore e merda. Aspetta che c'è una scala qua che mi aspetta. E aspetta solo te, perché adesso salgo sopra e te faccio il culo. Si è buttato di sotto. Cos'è? Ah, la puta madre. Che fate? Stanno a far pugni a chi sale prima. Ma che c'è sta il raduno della schifezza? Oddio. Ragazzi, tu resti fermo lì, vero? Però lei sì, perché se no mi sparo in un occhio. Ah, chi altro c'è? Tu chi minchia sei? Ah, no, ma avvelenato. Ma no. Che minchia è successo? Aspetta, io ero andata a sinistra adesso, no? Cioè, ero andata lì, anzi, a destra. Quindi se vado qui, che succede? Chi ci sarà mai ad aspettarmi qui con tutto il suo amore? Tu! Eri tu che lanciavi sta maledizione di merda! E ciao! Ah! Gemma grezza, bomba incendiaria 3, perfetto. Aspetta un attimo, fatemi orientare, ragazzi. Per favore, il tempo di orientarmi. E comunque tutti sti cavoli di urli, di diversi, non mi piacciono proprio. Aspetta, io sono venuta da qua e questo oggetto non l'ho cagato proprio. Grande anima, perfetto. Ah, e qua scendo da voi. Ehi. Ah, ammazza la me, la peppa del cazzo. Oh, piano, piano, figlio mio, piano! Ah! No! No, vaffanculo! Cioè, non so quale scegliere come parte peggiore, sinceramente. Qua sotto so che c'è il nostro caro super cavaliere. Mentre, di qua, ci saranno sti altri miei amici. Esatto, palestriere, super coraggioso. E il tipo con l'ascia, quello pezzo di merda che io odio con tutta me stessa. Sta arrivando anche il tuo amico? Porca miseria! No! Ah! Tu puta madre, come ha fatto a togliermi più della metà della vita? Guarda, sto! E adesso vai col mambo! Sei col mambo! Sono senza stamina. Bang, bang, bang. Doveva toccare pure a te, figlio mio, mi dispiace. Ah, qua se scende, dove ci sono tutti quei... Madonna, quanti oggetti, riga. Wow, minchia, ma sto posto è immenso. Ok, allora, aspetta, qua posso prendere solo questo. Pezzo di titanite. Ah, si è risvegliato il mostro che è in te. Bravissimo, guarda che faccio una cosa fantastica, bellissima. Tu non puoi salire qua, immagina! La puta madre che te baglio, i poremi il puta! Minchia, ci metto 30 anni. Eccolo, eccolo, l'ultimo. Oh. E questo è il posto pieno di oggetti che avevo visto da su. Posto che ho detto non so dove cacchio mi conduce. Quindi non so, fatemi vedere un attimo in giro qua dove vado, dove mi porta sta strada, dove mi porta il vento. Io sono scesa da lì.
il cavaliere, due cavalieri che pregano. Ragazzi, io non voglio disturbare la vostra preghiera, ma se siete solo voi, io me ne vado e me ne andrei. Non tutti e due! Che porca miseria, porca miseria! Sono saliti? Spero di no. Ah, questo è definitivamente chiuso. Quindi cos'è che avevo trovato di tanto orribile da sta parte? Ah sì, tutta la gentaglia. La puta madre! Merda, quasi m'ammazza! Aspetta, E mo penso, una alla volta ognuno di voi, ragazzi. Ok, uno è andato. Ce n'è un altro qua sopra. Già l'avevo. La riunione di famiglia! Eppa! Ecco qua, secondo e terzo! Ciao figliolo, ciao! Si sono calmate le acque? Non me volete buttare sotto di nuovo tutto il condominio? Che odio quando mi colpiscono sti pezzenti. Ok, e qua se va di là. Mi guardate ammirati. Dai, non fate così che arrossisco. Ok, ok, ecco fatto amico. Ho sistemato anche te. Ok, aspetta, sistemo prima il piccoletto. Sei bravissimo amico. Aspetta, eppure a te. Cioè penso, c'ho un modo per pensare a te. Dai, che gli manca. Ecco, finito. Eccolo là. Pezzo di titanite, due braci, madonna ragazzi. Hai liberato la via, perfetto. Frammento grande. Dovrebbe esserci uno di quei cosi che brilla. Ah, è lì, quindi da lì vado qua sotto. Spero di non trovare qualcosa di sgradito. Ecco un oggetto. Stai fermo lì, bravissimo. Grazie. Qui c'è un altro oggetto. Perfetto, perlustrato anche di qua. Quindi dovrei andare di sopra di qua a vedere che succede da queste altre parti. Ah, tu, scusa. Oggetto. Ah, ho sentito dei passi. Non erano proprio felpati, se non te volevi far scoprire. Ah, tu sei di quelli che urlano. C'era il tipo, arrivo col mio alito, pezzo. Ma perché voi vi nascondete nel buio? Che pezzi di merda. Bel tentativo amico. Cioè questi si mimetizzano. Quindi qui c'è un oggetto. Semplicemente sembra. Ah ok, c'eravate anche voi che sorvegliavate. Bravissimi ragazzi, avete fatto un ottimo lavoro. È una scaglia di titanite. Ok, perfetto. Qui non c'è niente, per cui andiamo di qua. Quelli sono passi di cavaliere. Di cavaliere pezzo di merda. Infatti. Ah non posso scendere a qua. Ma se io tiro sta cosa che succede? Mi ha aperto il gran cancello. Bene amico, non preoccuparti, sto per arrivare. Eccoci qua. Ma quanti cazzo. Ma mo stanno nasci tutti. Minchia, 7 pin. No, 7 piglio. Crepa. Sta arrivando la minchia. Perché poi i figli di una mignotta maledetta non si avvicinano. Guarda come indietreggia. Piano. Cazzo! Crepa, pezzo di merda. Adesso lo faccio fuori. Ok, il primo è andato. Che pensi le fa? Che cavolo. Ciao. Ok, posso finalmente entrare? Che c'è qui? Wow, bell'ambiente allegro, Sì. Un'altra brace. Cioè ragazzi, io non ho mai trovato così tante brace in così poco tempo. Sì, salirò questa magnifica scala e speravo di trovarci un falò sopra, vi dirò la verità, però. C'è. Aspetta. Perché lì c'è un fottuto boss, ragazzi. E questa dovrebbe essere una shortcut. Che se no ogni volta ripassare lì in mezzo è un inferno. Madonna, quanto cazzo è alto sto posto. Oh. Che posto è? Aspetta. Sì, qua fuori c'è il falò. C'è il falò della danzatrice qua sotto. Grandioso. Che bellezza di subito un altro boss. Allora, molti di voi mi hanno detto di lasciare adesso come adesso la forza così com'è, perché tanto è il valore, cioè più o meno ottimale in pratica, e riportare la destrezza a 27. Quindi è quello che farò adesso. Aumenterò la destrezza a 20 e confermo. Posso potenziare di nuovo la mia carissima spada larga. Per potenziare il macete di Yorm mi servono scaglie di titanite e posso potenziarlo di regola. E la claymore mi servono frammenti grandi. Allora farò così. Potenzio la spada larga. Benissimo. Potenzio la claymore e potenzio il macete di Yorm.
Ah, posso potenziare anche l'arco? E beh, ovviamente lo faccio. Quindi adesso direi di tornare al falò della danzatrice, dal quale per fortuna abbiamo trovato una cavolo di scorciatoia per poter arrivare a quel benedettissimo boss. Ecco perché abbiamo trovato tutte quelle braci prima. A quanto pare è pure un boss impegnativo se ne abbiamo trovate così tante. Ma che bella, giusto di fronte te l'hanno messa, eh? Davvero fremevo all'idea. Non si apre da questo lato, ma quando mai si apre? Ah, qua posso salire, aspetta un attimo, fammi controllare la situation. Ma com'è sculetta il mio cavaliere quando sale? Sui tetti, signori, sui tetti. Che fate voi lassù, prendete il sole? Ok, grazie. Dove minchia sono? Ah, qua si scende, aspetta. Getto, sono scesa per questo. Anello del cavaliere, vediamo cosa fa. Aumenta la forza. Sì, per ora mi metto questo, dai. Dove porta sto passaggio? Me lo dici o te devo far parlare con la forza? Per poco, eccolo là, è andato. Vediamo dove porta sto tunnel. Cos'è sta roba? Prega sull'altare del sole, aspetta, fermi tutti. Ah, ok. Che fa? Che succede se prego sull'altare del sole? C'ho paura. Sia lodato il sole! Offri medaglia solare, che l'ho raccolta poco fa, in effetti. Che succede se la offro? Vediamo. Seleziona la quantità da offrire, uno, è quella che c'ho. La tua devozione a patto è aumentata, ammazza, oh. Grazie, è molto utile, ragazzi, davvero. Ok, una normale cassa, che culo. E cosa c'è all'interno? Scaglia di titanite 3. Benissimo. Non c'erano altre strade, mi sa, di qua, eh. Perché sono scesa. Non so se qua sopra potevo andare ancora da qualche altra parte. Ok, io sono scesa di là e sono entrata di là. E se vado di qua, che cosa troverò mai? Una beata minchia. Quindi adesso vorrei riscendere. Dove era la scala? È proprio qua. Ecco. Sono arrivata dall'ascensore. Perfetto. Prima sono arrivata ovviamente da lì. Aspetta, o da qui? Io mi ricordo. Da qui. Sì. Quindi dall'altra parte cosa c'è? C'è in quest'altra zona qua. E là, ragazzi. Aspetta, non ci sono stata qua. No, perché sennò avrei preso questo oggetto. Moneta ruggita. Ah, che culo, non è un mostro. Ed è di nuovo scaglia di titanite. Perfetto, ne sta proprio un rifornimento vergognoso. Qui cos'è? Un altro ascensore? Ok, c'è la leva, aspetta un secondo. Di qua? E là? C'è nessuno? Ah, c'è un oggetto che è anello di pietra rossa. Ma non ce l'avevo già? Mi sa di sì. Ah no, potenzia di aspetta, aumenta l'attacco quando i punti vita scarseggiano. Figo, pure questo non è male, ragazzi. Per ora me lo tengo da parte. Sono curiosa di vedere quell'ascensore che minchia serve. Il marchingegno non si muove. Ok, non funziona da qui perlomeno. Quindi qui ho finito, no? Di perlustrare, a quanto pare sì. Io sto rimandando sempre di più la lotta con il caro boss. Tra l'altro con 9 fiaschette, cioè aspetta un secondo, va. Tanto con 18.000 anime comunque non ci faccio una minchia. Uno di voi, se non sbaglio, mi aveva detto di comunque andare a dare un'occhiata anche a questa zona qui, che è sulla sinistra, zona che io in effetti non ho esplorato. Sempre da questo lato, ma quando mai? Andiamo di sotto. Sei fantastico. Bella mazza che hai. Non è un doppio senso. Ah, piano. Ecco, fatto. Minchia, l'ho ucciso mentre era lì per darmi il colpo di grazia, tipo. Mazza pesante, frammento grande di titanite. Vabbè, quindi di qua c'è un altro ascensore che mi porta di sotto. No, come avveleno. Che merda. Giardino del re consumato. Minchia, che zona di merda. Oh, no, è pieno di stimo. No, ma perché ci sono venuta? A bello re mamma. Ah, arriva. Ah, piano. Ah, dai emo. Ok. Beh, qua intorno ci deve stare un falò per forza, sì o sì. Fatto sta che dove? E qua è pieno di merde. Ma chi me l'ha fatto fa veni qua? Cavalieri giganti, merde nere che si muovono. Prendere quell'oggetto? Allora il sacrificio, che cosa fa? Eccolo qua. Ah, ce n'avevo già. Ok, è andato. Immagino proprio che salga le scale se gli tiro una freccia, no? Esatto, è venuto qua sopra.
Madonna mia, se mi fanno sudare. No, ragazzi, qua ci devo tornare. Con calma, perché c'è così. Veramente era suicidio. Quando deciderò di tornarci mi farò il segno della croce. Vado a livellare, anche perché ho accumulato un po' di anime da riscattare. Le usiamo entrambe. Eppa. Ok, aspetta, non voglio usare anche le altre e poi rischiare di perderle. Ah no, me ne servono ancora mille. Minchia, che sfiga. Oh. Di nuovo aumenterò la destrezza, ragazzi, e confermo. Però sicuramente non credo che riuscirò a battere il boss in questo video. Però voglio appunto terminare il video rendendomi conto di cosa affronterò nel prossimo episodio. Per cui andiamo a vedere di che boss si tratta. Vediamo un po'. Oh, Madonna mia, Cribbio! Ammazza, calma amico. Vabbè ragazzi, abbiamo visto di che boss si tratta. Armatura dell'ammazza draghi. È bello pesante e possente. Vedrò di riuscirci nel prossimo episodio, spero tanto di sì. Quindi direi che questo video termina qui. Ricordo a tutti che ho una pagina di Facebook e che trovate in descrizione tutti i link dei miei social. Nient'altro da aggiungere. Grazie a tutti, un saluto, un bacione. Ciao a te, a tutti, ciurma la giocherina. Ciao!